Si sta avviando alla conclusione questa decima sagra del cinghiale a Peia, com'è andata? Io poi ho festeggiato il decimo compleanno e devo dire che siamo rimasti soddisfatti, anche più di soddisfatti. Ieri sera, il sabato sera, che è l'aperitivo di questa sagra, c'è stato un afflusso incredibile, anzi ci ha messo anche un po' in crisi nei nostri punti di storo. Ce la mettiamo sempre tutta, ma quando la gente è tanta un po' di difficoltà la si può avere. Comunque ringrazio tutti effettivamente la partecipazione di ieri. Oggi è domenica, siamo qui nel centro del paese di Peia, siamo giunti alla conclusione come dici giustamente, però soddisfatti anche di quest'anno, la gente c'è stata, gli artisti di strada hanno fatto divertire bambini, adulti, tutti. Il cinghiale ottimo, la polenta col mais spinato di Gandino sempre eccezionale. Che cosa avete voluto proporre per questa decima edizione, su cosa in particolare avete puntato? Quest'anno abbiamo puntato principalmente su tante bancarelle, hobbisti, artigianati. Abbiamo puntato sul mercato a chilometro zero, infatti abbiamo invitato tante aziende agricole della zona. Abbiamo invitato anche un'agricola Santa Giulia di Brescia che ha prodotto il pane fresco, il pane cotto nel forno a legna proprio direttamente sulla nostra strada. Laboratorio di pane, artisti di strada. Sabato sera c'è stato lo spettacolo del cavallo col fuoco. Quest'anno anche un'attenzione particolare agli artisti di strada, avete portato diversi spettacoli. Sì, abbiamo avviato dall'anno scorso una collaborazione con Sagitta Folk, che è un artista di strada della Bresciana, con cui collaboro da questi due anni, come stavo dicendo. Ci ha portato Raparulas, che è uno dei migliori della zona, ha vinto proprio recentemente uno dei festival di artisti di strada. C'era il trampoliere. C'era comunque alle mie spalle, è appena finito lo spettacolo di danza aerea, danza sul palo cinese, è una nuova compagnia di circo che si sta mettendo in mostra nelle fiere delle piazze dei paesi. Quante persone in campo per portare a termine questa due giorni? Allora, per chi viene a queste feste sembra un po' tutto semplice, però effettivamente si sa che per organizzare una cosa del genere serve tempo, ormai è da 2 o 3 mesi che ci stiamo sbattendo per organizzare questa festa. Noi come associazione Peia & Friends siamo una quarantina di ragazzi, ognuno un po' come i suoi compiti, io seguo un po' la direttiva artistica della sagra, c'è chi segue il punto ristoro, c'è chi segue la pubblicità, chi segue la mostra fotografica. Col comune abbiamo un'ottima collaborazione, quindi il comune ci appoggia, quei pochi commercianti che rimangono, perché il paese è piccolo, quindi i commercianti ce la mettono tutta. Come dicevamo, abbiamo toccato la decima candelina, siamo soddisfatti, non ci fermeremo. Sempre la terza settimana di settembre a Peia, nel weekend, la sagra del cinghiale, vi aspettiamo con polenta e cinghiale. I'm sorry.